Ja me sitten sytämme sivalle. Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quin és...
la reputa madre que te parió. Dale, vamos, salí. Your wish is my command. Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo, Charrúa, seguí así siempre. Hola, buona nit a tothom, buonasera a tutti qui da Radio Barça Italia, su Radio Roma Futura.it. Scusate, ma non vedevo che si alzava l'equalizzatore del volume, quindi ero preoccupato che non mi sentivate. Invece mi sentite benissimo, era solamente un problema puramente ottico. Maximo Morgante che vi dà il benvenuto a una nuova trasmissione Radio Barça Italia, qui allo studio di Montesacro, dove tutto è sacro, ma anche oggi sono solo e non sto in compagnia del nostro periodista argentino Alberto Il Flaco Boninoli, che ha lavorato in redazione però per noi, quindi su questo dobbiamo ancora sta a combattere, come dice a Roma, con i denti, e quindi speriamo che domani al nuovo appuntamento al dentista speriamo che abbia risolto tutti i suoi problemi. Ma cominciamo la trasmissione con me in collegamento telefonico da Cagliari, Giuseppe Ortu. Ciao Giuseppe. Eccomi qua, ciao, buonasera a tutti. E poi invece, ciao Giuseppe, buonasera. Ecco, lo avete sentito, Giovanni, ciao Giovanni Cardarello, il nuovo capo redattore di sportpaper.it. Ho detto bene, Giovanni? Hai detto benissimo, per servirvi, come dicono quelli bravi. Buonasera a tutti, è un piacere sentirvi. Come quelli va? Molto educati. Esattamente. Più che quelli. Ci proviamo. Allora, titolo di questa sera non poteva che essere, ovviamente i titoli di stasera sono dedicati al Barça Gate, ormai è chiamato così ormai in tutto il mondo, questo che ci fa ricordare un po' cose di oltre 40 anni fa, quando il Watergate, quasi 50, c'hai ragione, è vero, quando insomma si faceva cadere addirittura un presidente degli Stati Uniti d'America. E, esatto. Chissà se Bartomeu seguirà la stessa sorte di Nixon. Vedremo col passare dei giorni, delle settimane. Ovviamente Martin Braithwaite, penso che si pronunci così, questo giocatore danese che è stato Braithwaite, grazie Giuseppe. Nuovo acquisto del Barça, giocatore che danese, attaccante, preso dal Leganés pagando la clausola 18 milioni di euro. Ricordo che il Leganés è colista, come si dice in Spagna, insieme all'Espagnol, sta alla coda ultimi posti della classifica. Vediamo un po' se è stato giusto o no acquistare questo giocatore. E poi ovviamente si parla di Champions, ritorna alla Champions, sta giocando la Champions. Ieri il Liverpool è caduto al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, e il Paris Saint Germain ha perso a casa del Dortmund. Secondo me il Dortmund poteva fare molti più gol, questa doppietta di questo giovane ragazzo che era stato proposto al Barça per più o meno 10 milioni in più di quanto è stato pagato Braithwaite, o come venga chiamato questo danese. E poi ovviamente parleremo della Peña di Napoli, la Peña Blanca di Napoli, con la sua presidentessa questa sera in veste di presidentessa e non di redattrice di Radio Barça Italia, cioè Giusy Zaffiro, e insieme al nostro presidente della Federazione Mondo della World Peñas Federation, Tony Freire. Tutto questo ovviamente, però insomma, la prima ora è dedicata al Barça Gate. Che cos'è il Barça Gate? Io penso che noi questa sera, lo dico a Giuseppe e a Giovanni, dobbiamo fare anche un'azione di conoscenza, di verità nei confronti di chi ci ascolta. Dico una cavolata, io sono stato sommerso da amici anche non culé che chiedevano che cosa stava succedendo, perché leggevano quello che si legge in Italia. In Italia arriva una parte della verità, quella che interessa ai giornalisti italiani.
La stessa cosa sta avvenendo nel resto d'Europa. Ovviamente a che cosa interessa i giornalisti fuori da Spagna e Catalogna? Ti sento male, io ti sento malissimo, Giovanni. Guarda, stavo per dire la stessa cosa. Okay. Quindi no, pensavo che fosse la mia connessione, invece no. Allora, come mi senti ora? Pronto? Parlo un po' perché ti sento a scatti un po' metallico. Ok. Allora dicevo che noi che quello che arriva, che interessa all'Italia, ai giornalisti italiani, è far sembrare e capire che questo Barzagate è stato fatto nei confronti solo ed esclusivamente dei giocatori, e che magari i giocatori del Barça vogliono andare via da questo club e quindi potrebbero arrivare in Italia. Cosa che non è così, spieghiamolo bene, certo che cosa è successo, e quindi spiegare anche che cosa sta avvenendo dentro l'entorno del Barça e che cosa sta avvenendo dentro il club. Io intanto partirei dal fatto che la catena SER, in particolare la catena SER Catalunya, quindi la redazione catalana di questa importante radio e che appunto compagnia di media, lunedì ha detto una cosa, è uscita fuori con un dossier che dice che il Football Club Barcelona, nella persona del responsabile dell'area di presidenza e quindi il braccio destro del presidente Bartomeu, avrebbe contrattualizzato, quindi fatto un contratto con un'azienda che si chiama I3 Ventures, che ha sede a Madrid ma ha rapporti di lavoro ben consolidati nel quadrante sudamericano, in particolare Argentina e Uruguay, per pulire la immagine della giunta direttiva del presidente Bartomeu e di sporcare, quindi di attaccare, di far dare un'opinione sbagliata tramite i siti web, le notizie fake e i profili social di oppositori alla giunta direttiva. Partiamo dai tre oppositori dell'opposizione, quindi Víctor Font, Joan Laporta e Agustí Benedetto. Passati poi anche a questa cosa, secondo me grave, che però non è stata, chissà, forse anche per bon temps, non esaltata troppo, ma le associazioni civiche catalane, indipendentiste in particolare, e in questo reportage c'era Omnia la Defensa per la Repubblica. E poi siamo arrivati anche addirittura a quegli ex giocatori contrari alla giunta direttiva, in particolare a Pep Guardiola, per arrivare poi a Carles Puyol quando ha rifiutato di fare il general manager del Barça quest'estate, per concludere a Xavi Hernández, molto emblematico.